Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca giudiziaria. È stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale sulla figlia minorenne, un cane cattinese di 42 anni, per il quale il prossimo 8 ottobre si aprirà il processo. La decisione è stata adottata questa mattina dal GIP Stefano Zammuto. Il presunto bruto, difeso dall'avvocato Calogero Meli, comparirà davanti alla seconda sezione collegiale del Tribunale di Agrigento. L'imputato Avrè Bina, che all'epoca dei fatti circa 2 anni fa aveva 10 anni, furono le strane condotte della piccola ad insospettire la madre che denunciò il coniuge. Bis a carico di un giovane castrofilippese imputato per il tentato omicidio di un rumeno avvenuto nel 2009, Savio Angelo Volpe, è stato condannato dalla Corte d'Appello di Palermo a 3 anni e 4 mesi di carcere in primo e secondo grado. A Volpe erano stati inflitti 5 anni di reclusione, ma la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza. Al processo sul cemento depotenziato utilizzato nella costruzione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ieri ha deposto l'ingegnere Attilio Masnata, il consulente della Procura della Repubblica di Agrigento, che 3 anni fa consegnò gli esiti della sua relazione che portarono al sequestro della struttura sanitaria. Nell'udienza di ieri Masnata ha raccontato come gli accertamenti eseguiti portarono alla conclusione che c'era troppa acqua, per cui il calcestruzzo era scadente. 8 gli imputati a processo. Scoperto dopo 17 anni il mandante di un omicidio commesso nel 1995 a Villarosa, la squadra mobile di Caltanissetta ha arrestato un uomo di 55 anni che avrebbe organizzato il delitto del prozio per questioni di eredità. Il servizio. In America ne hanno fatto addirittura una cultura, tanto da dedicarci una serie televisiva. Parliamo dei cold case, letteralmente casi freddi, omicidi non solo irrisolti, datati nel tempo ed in prima battuta archiviati senza averne trovato la soluzione. Ed è proprio un cold case quello che la squadra mobile di Caltanissetta, diretta dal vicequestore aggiunto Giovanni Giudice, ha risolto dopo ben 17 anni. Si tratta dell'omicidio di Giuseppe Di Martino di Santa Caterina Villahermosa, ritrovato cadavere all'interno della propria abitazione l'8 dicembre del 1995. A finire in manette è stato Calogero Lo Monaco, di 55 anni, ritenuto il mandante dell'omicidio del Di Martino. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire i contorni della vicenda, che si inquadra in una disputa familiare per motivi di eredità. Infatti, Di Martino è il pronipote della vittima e l'eredità in questione è quella del padre di quest'ultimo, Salvatore Di Martino, nonno di Lo Monaco, con il quale lo stesso soggetto arrestato oggi era cresciuto. La figura dell'Lo Monaco, quale responsabile del delitto, era stata già oggetto di approfondimenti investigativi per il fatto che lo stesso era in contrasto con Giuseppe Di Martino, ritenuto un ostacolo per la successione ereditaria di Salvatore Di Martino. Il caso, che era stato chiuso per insufficienza di spunti investigativi, è stato riaperto nel 2011 a seguito della collaborazione di un soggetto vicino all'Lo Monaco, un tunisino, il quale, avendo partecipato personalmente all'azione criminale ed essendo a conoscenza di dettagli relativi alle fasi della premeditazione del delitto, ha fornito agli inquirenti precisi elementi che hanno permesso, nonostante fossero trascorsi 17 anni, di ricostruire il movente, le fasi dell'omicidio e trovare riscontri sulla scena del crimine. L'autore materiale del delitto era stato Orlando Messina, pluripregiudicato di 42 anni di Villarosa. Mancava agli inquirenti, però, movente e soprattutto i mandanti, ai quali si è arrivati oggi. Calogero Lo Monaco, eliminando la vittima, avrebbe potuto vantare il controllo dei terreni e dei conti correnti del nonno Salvatore Di Martino. Inoltre, lo stesso Lo Monaco avrebbe reclutato il killer sulla base di false rivelazioni. Infatti, l'uomo era riuscito a convincere il Messina a compiere l'omicidio, facendo leva sul desiderio di vendetta di questi nei confronti dell'autore dell'uccisione del proprio padre, avvenuto nel novembre del 1990, un omicidio che Lo Monaco attribuì falsamente proprio a Di Martino. L'arresto di Lo Monaco è stato eseguito su richiesta della DDA di Caltanissetta, su ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale Nisseno Marcello Testaquadra. 4 ettari di vegetazione sono andati in fumo ieri pomeriggio in territorio di Grotte. Per domare il vasto incendio segnalato dalla Protezione Civile di Canicattì sono intervenute per 3 ore 3 squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Agrigento e Canicattì. C'è anche il pericoloso amianto tra i rifiuti abbandonati in una discarica abusiva scoperta a Canicattì in contrada Petrillo Calandra. La zona è a pochi metri dalla sede canicattinese della Dedalo Ambiente. Il servizio.
È stata scoperta dai responsabili della Protezione Civile di Canicattì una discarica di materiale inquinante in contrada Petrillo. Il paradosso della situazione è proprio il luogo in cui sorge la discarica, cioè a poche decine di metri dall'unità operativa locale della Dedo Ambiente, la società che si occupa proprio della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Una vasta zona utilizzata come strada di collegamento con contrada Carlino è ricolma di materiale di scarto, copertoni, plastica di ogni tipo, rifiuti organici, ma soprattutto di Eternit, il tanto temuto materiale cancerogeno che si trova presente sotto svariate forme. In alcune tratti della strada, lo stesso, invece che trovarsi in superficie, risulta essere infatti spianato, quasi a fare da manto per il passaggio delle autovetture, una circostanza che fa pensare in maniera abbastanza certa dell'esistenza di altro materiale pericoloso sotto il manto stradale. Come detto, l'area in questione si trova a pochi metri in linea d'aria dalla sede della Dedo Ambiente e facciamo fatica a pensare che tale situazione sia sfuggita all'attenzione di quanti quotidianamente transitano per quella strada. Anche i terreni circostanti presentano gli stessi problemi, con la presenza di rifiuti di diverso genere lasciati abbandonati. In alcuni casi sono ben visibili anche resti, prodotti dei roghi di tali materiali. Evidente quindi come sia necessaria un'azione di bonifica dell'intera zona per ridare salubrità ad un'area e ad un terreno, chissà da quanto tempo, soffocati dai fumi dell'inquinamento. Chiede agli imprenditori favaresi di rigettare personalmente in associazioni, pubblicamente e in privato ogni forma di omertà, di connivenza con la mentalità e la prassi mafiosa, Don Mimmo Zambito. Parole forti che spingono gli imprenditori a denunciare mafiose e le loro eventuali infiltrazioni. Questa presa di posizione da parte della Chiesa locale è di buon auspicio per guidare Favara verso un processo che guarda la piena affermazione della tanta agognata legalità. Sono quasi tutti di sinistra, finora i candidati alla presidenza della regione siciliana. Dopo Fava e Crocetta, oggi è la volta di Vladimiro Crisafulli per il senatore del PD. D'Alì e Crocetta sono entrambi ottimi candidati. Sarò felice di competere con loro alle primarie se vorranno partecipare, perché le primarie si dovranno fare visto che siamo in molti a volerci candidare. Crisafulli nel 2001 fu sorpreso a chiacchierare con Raffaele Bevilacqua, boss mafioso di Enna, che gli chiedeva notizie a proposito di un appalto. Per quell'incontro non venne mai contestato alcun reato. Mario Centorrino si è dimesso da assessore alla pubblica istruzione della Giunta siciliana, guidata da Raffaele Lombardo. La decisione di Centorrino, a dire il vero sollecitata dallo stesso governatore, nasce dalla mozione di sfiducia a Lombardo, decisa nei giorni scorsi dalla direzione regionale del Partito Democratico. Centorrino, infatti, è sì un assessore tecnico del governo lombardo, ma è stato nominato a suo tempo dal presidente della regione in quota PD. Non si arresta l'emorragia di posti di lavoro nel settore della pesca in Sicilia, dove nel 2011 si registra un calo degli occupati di 2.000 unità in meno rispetto al 2010 e diminuisce il numero dei pescherecci, sono 81 in meno rispetto all'anno precedente. Quanto emerge dal rapporto annuale della pesca e dell'acquacoltura in Sicilia nel 2011? Secondo il rapporto, le cause sono da ricondurre al caro gasolio, alle direttive comunitarie per ridurre lo sforzo di pesca e dalla crisi economica dell'intera filiera. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta ha surrogato il consigliere Francesco La Rosa, dimessosi dalla carica dopo la sua elezione a sindaco di Niscemi. A subentrargli è stato Massimo Catalano, primo dei non eletti nella lista MPA del Collegio Sud nella tornata elettorale del 2008. Catalano, 45 anni, di Gela, laureato in scienze motorie e docente di educazione fisica negli istituti superiori. Per 2 legislature è stato consigliere comunale a Gela. Si è insediato sul serio questa mattina Alfonso Montana alla Giunta provinciale di Agrigento, l'esponente di Alleanza per l'Italia, non è l'unico nuovo assessore provinciale. Contestualmente il presidente Eugenio D'Orsi ha infatti nominato Piero Marchetta del Movimento per l'Autonomia. L'insediamento dei due assessori avviene appena 24 ore dopo le dimissioni presentate dall'ex assessore Lillo Volpe. Una rottura della condotta idrica passante per la via sta recando da qualche giorno a questa parte numerosi disagi ai residenti di via Maiorana a Canicattì, un problema che si aggiunge ad una più generale situazione di degrado presente nell'intera area. L'intervista.
Signora, in via Maiorana è proprio davanti il portone della sua abitazione, vi è questo disservizio che dura da qualche giorno e che vi arreca diversi disagi, a cominciare anche dalla difficoltà nell'uscire dal portone stesso. Ad essere prigionieri a casa nostra, lo dica bene, avere l'acqua a casa senza poter uscire di casa, quest'acqua che si perde che poi la paghiamo noi, tanti sono i disservizi. Ecco, andiamo nello specifico a chiarire questa situazione. C'è una evidente rottura, un'evidente... È segnalata da tanti giorni, è comunicata con fax, telefonate e non è venuto nessuno a guardare di cosa si tratta. Magari ce l'aggiustiamo noi se ci dicono che dobbiamo essere noi ad aggiustarlo, però almeno che vengano a guardare. Ecco, il paradosso è che nonostante la vostra segnalazione di questo guasto, oggi stanno mandando nuovamente l'acqua nel vostro palazzo, però acqua che si perde. Hanno aperto l'acqua e si perde naturalmente l'acqua che è oro, che in certi quartieri non arriva l'acqua da 20 giorni e qua la buttiamo. Per non parlare di un'altra conduttura che è rotta da 2 anni in quel punto. Cioè, io non so se è una cosa normale questa. Cioè, lottare per i diritti. Io sto lottando per gli altri. Forse gli altri non hanno il coraggio di mettersi di fronte alle telecamere. Io l'ho avuto stamattina, perché le cose storte sono troppo in questa strada. Ecco, in questo senso avrete anche un danno economico, perché comunque nella bolletta quest'acqua verrà ugualmente calcolata. Economico e morale, perché ci sono in questo palazzo invalidi al 100% che non possono uscire di casa. Ecco, lei ci diceva anche che in generale la situazione in questa via non è delle migliori, anche dal punto di vista della manutenzione stradale, ad esempio. Manutenzione stradale, rumore, abbiamo di tutto e di più, cani randaggi, non possiamo uscire di casa. Una via principale, è vergognoso. Ecco, è deplorevole. Di questa situazione lei o comunque altri residenti hanno informato l'amministrazione comunale? Abbiamo informato anche per la musica forte, per tutto quello che succede qua sotto, abbiamo informato di tutto e lei lo sa benissimo che l'anno scorso è morto pure un ragazzo qua sotto. E noi protagonisti silenziosi, io non sono silenziosa. Ogni 3 mesi il comune di Canicattì spende 36.000 euro per la gestione degli impianti sportivi. La somma serve per pagare i servizi garantiti dalle società e associazioni che si occupano delle strutture, stadio, piscina, palestra e palazzetto. Facendo i conti si capisce bene quanto costi al bilancio comunale annuale la gestione di un intero anno. In particolare l'ente dovrà versare alla Gaudium Basket 11.000 euro per il palazzetto Olivatino e Saetta, al Calcio Canicattì 7.000 euro per lo stadio Carlotta Bordonaro, allo Sporting Basket quasi 7.000 euro per la palestra in via Pertini e alla scuola Calcio Mitos oltre 2.000 euro per l'impianto sportivo polivalente in via Pasolini e dalla Swimming Caltanissetta quasi 9.000 euro per la piscina comunale. Dopo i numerosi disservizi idrici che si sono registrati negli ultimi mesi a Castrofilippo, un comitato cittadino si interfaccerà con Girgenti Acque. Come prima mossa, l'organizzazione ha promosso una petizione in cui si chiede al gestore unico delle risorse idriche per quali motivi continui a perdurare la scarsa erogazione di acqua, a volte del tutto assente in varie zone del paese. I cittadini, inoltre, carta dei servizi alla mano, contestano come, nonostante un disservizio del genere, il canone venga recapitato puntualmente ai contribuenti come se ricevessero l'acqua regolarmente. Nuovo sabotaggio ieri mattina ai danni della società Girgenti Acque d'Agrigento. Ignoti hanno manomesso la saracinesca di un pozzetto di scarico della condotta idrica in contrada Fondacazzo, nei pressi del cimitero di Pianogatta, provocando la fuoriuscita di circa 30 litri al secondo. Il problema è stato scoperto per la notevole perdita di pressione nella distribuzione dell'acqua nella zona. I tecnici, fatto un sopralluogo, hanno scoperto il danno. Subito è stata presentata denuncia. La scorsa settimana a San Leone ignoti avevano riempito un pozzetto delle acque nere di grossi rami e pietre. A causa di uno smottamento del terreno, 12 famiglie del quartiere agrigentino di Monserrato rischiano lo sgombero. Si tratta di 2 palazzine appartenenti ad una cooperativa che ospita i 12 nuclei familiari che si trovano in piazza Don Pino Puglisi. Già alcuni anni fa si erano verificati piccoli cedimenti, purtroppo adesso la situazione è peggiorata. Nell'ultimo periodo gli edifici hanno cominciato a cedere, nelle stanze si sono aperte
delle crepe, lesioni e diverse piastrelle si sono staccate dai muri. Su segnalazione dei residenti, l'altro ieri sono intervenuti tecnici della Protezione Civile Comunale, Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i sopralluoghi fino ad arrivare alla decisione di dare i fatidici 30 giorni per la messa in sicurezza degli immobili, pena lo sgombero. Intanto i tecnici dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile stanno studiando la natura dello smottamento e verificando se questo fenomeno interessi l'area dell'intera zona collinare oppure sia circoscritto. Questa mattina al Comune di Licata il sindaco Angelo Graci ha incontrato i produttori agricoli aderenti al consorzio Cora che utilizzano le acque reflue presso l'impianto terziario del depuratore di Contrada Spiaggia di Ribellino e che ieri hanno dato inizio ad un'azione di protesta con un pacifico sit-in all'interno della sala consiliare. La protesta è scaturita dal fatto che l'impianto era fermo da tempo, non consentendo l'affinamento delle acque da destinare al settore agricolo. L'amministrazione comunale ha più volte sollecitato ad intervenire lato idrico e conseguentemente Girgenti Acqua informando l'ARPA e proprio oggi sul tavolo del sindaco è pervenuta una nota a firma del direttore operativo di Girgenti Acqua con la quale è stato assicurato che sono stati ultimati i lavori di ricostruzione del carro ponte del sedimentatore secondario di disostruzione dei canali di estrazione dei fanghi nonché di centamento della vasca di clorazione dell'impianto di depurazione. Il sindaco e i produttori agricoli, in attesa che arrivino le analisi dei campioni di acqua prelevate, hanno concordato che in autocontrollo effettueranno delle analisi. Soddisfatti delle risposte ricevute, gli operatori agricoli hanno deciso così di porre fine alla pacifica manifestazione di protesta iniziata ieri. Vertenza Sicilia, al centro del Consiglio Comunale di Sommatino, celebratosi fuori dal Palazzo di Città ieri pomeriggio. Alla seduta sono stati invitati sindacati e organizzazioni di categoria. Le interviste. Presidente, il secondo Consiglio Comunale della nuova Assemblea Cittadina apre alle attività produttive. Sì, noi come avevamo detto in campagna elettorale che il primo Consiglio Comunale dopo naturalmente degli adempimenti di rito sarebbe stato nel piazzale Padre Pio per le problematiche dell'agricoltura, le problematiche dell'aumento della benzina, quindi con aperto alla cittadinanza noi abbiamo mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale. Adesso sarà aperto a tutte le forze sindacali di categoria, sarà aperto anche ai cittadini che vorranno intervenire, sarà il Consiglio Comunale sulla Vertenza Sicilia che noi faremo un documento in cui manderemo alla Regione Siciliana e al Governo Nazionale, questo diciamo un documento non dico di protesta ma di proposte propositive per cercare di frenare questa crisi che attanaglia ormai la nazione. Che momento sta attraversando l'agricoltura sommatinese? L'agricoltura sommatinese come l'agricoltura regionale stiamo attraversando un momento di crisi. Noi cercheremo di fare proposte non per avere soltanto il mantenimento o avere il sussidio da parte regionale, noi cercheremo delle proposte per incentivare ancora di più l'agricoltura. Noi non vogliamo sussidi da parte, non chiederemo sussidi da parte di nessuno perché con il sussidio si arriva solo esclusivamente sempre ancora ad aumentare la crisi. Noi siamo sempre presenti sia nei consigli comunali straordinari che ci hanno invitato, li ringraziamo, e anche se non siamo presenti nei consigli comunali siamo sempre presenti con tutta la nostra presenza e anche facciamo intervenire la segretaria provinciale e regionale sui problemi che assillano la nostra comunità. Noi sul problema che c'è a Sommatino è una crisi che c'è in tutta la Sicilia, c'è in tutta l'Italia, c'è in tutto il mondo, però noi la sentiamo molto di più perché noi non abbiamo le fabbriche, non abbiamo niente, non abbiamo l'agricoltura, non abbiamo proprio tassativamente, siamo bistrattati, noi viviamo solo di pensioni che erano le pensioni degli zolfatai che ora non ci sono più, sono ridotte al lumicino. C'è la segretaria regionale e provinciale sul problema della crisi dell'agricoltura, la crisi che c'è stata, danno la colpa perché c'è stato da parte dei nostri politici provinciale, regionale e nazionale la non presenza sulla situazione che c'è e non si può giocare sulla sorte delle persone. Noi qua diciamo stasera che non è la Vertenza Sicilia, perché la Vertenza Sicilia è una vertenza grande che magari la nostra comunità non può affrontare, ci sono altri
persone che potranno affrontarla diversamente in altri luoghi. Noi diciamo che è un'avvertenza locale per la nostra sopravvivenza e anche per Sommatino, che non può essere abbandonata alla deriva di tutti. Noi diciamo che dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere tutti assieme, spogliandoci i colori politici e sindacali, avere solo un obiettivo, il lavoro per i giovani. Trasferta belga per il capogruppo consigliare del PDL alla provincia di Caltanissetta e per il sindaco di Sommatino, Salvatore e Crispino Sanfilippo guardano all'Unione Europea per il finanziamento dei progetti informativi e cantierabili. L'intervista. Consigliere, assieme al sindaco di Sommatino siete stati la settimana scorsa a Bruxelles. Cosa portate per il comune? Allora, per il comune per adesso non portiamo niente, però portiamo una bella speranza. Innanzitutto c'è da dire che dobbiamo ringraziare, ne approfitto di questa vostra emittente per ringraziare di cuore l'eurodeputato Giovanni Lavia, che è stato quello che mi ha invitato e mi ha chiesto di portare con me il sindaco, in quanto io capogruppo del PDL alla provincia regionale di Caltanissetta, e il sindaco neoletto con cui voleva prendersi un bellissimo caffè. E il bellissimo caffè l'abbiamo preso lì veramente a Bruxelles, in quanto al sindaco gli hanno prospettato tutti i funzionari presenti e messi a disposizione tutto quello che i comuni e le province e le regioni possono fare per chiedere contributi e chiedere finanziamenti di progetti cantierabili. Questi progetti che devono essere in collegamento con delle strutture particolari di Bruxelles e che possono essere cantierabili, possono essere finanziati immediatamente messe in cantiere e messe in esecuzione. Questa è quello che è veramente la cosa più bella che possiamo dare, la notizia più bella che possiamo dare. A quale opera avete pensato? Abbiamo pensato, sono tante le opere, ci sono opere di formazione e di informazione che riguarderebbero la compresenza, la compartecipazione di tre paesi comunitari, e questo è un discorso che dobbiamo intraprendere, perché già con noi, con un paese quale Fontaine, abbiamo già un gemellaggio, dovremmo cercare di fare un altro gemellaggio con un altro paese o della Germania, della Comunità Europea, per poter partecipare ai corsi di formazione finanziati dalla Comunità Europea. E poi ci sono i progetti cantierabili, i progetti veri e propri, che riguarderebbero soprattutto il recupero delle zone turistiche, della cultura del comune di Sommatino, tutto quello che c'è di bellezze naturali e di bellezze lasciate dai nostri avi qui al comune di Sommatino, quale la ristrutturazione della ferrovia e dei ponti della ferrovia lasciati incompleti, quale per esempio anche la ristrutturazione e l'abbellimento delle strade del paese, soprattutto nelle zone più antiche, e quindi il riammodernamento e il recupero delle zone antiche del paese. Lo scrittore empedoclino Andrea Camilleri è stato oggi il testimone al decezione del battesimo del rimorchiatore Vigata a Porto Empedocle, che la COP SRL del gruppo Barbaro, con decisione unanime della famiglia, ha voluto dedicare al popolare autore e al suo immaginario borgo letterario. Dopo la benedizione da parte dell'arciprete Don Angelo Brancato, a Camilleri è stata consegnata una targa ricordo la cui copia è stata posta sul Vigata. Anche quest'anno all'Istituto Comprensivo Verga di Canicattì sono stati portati a termine i progetti previsti nel piano integrato annualità 2011-2012 nell'ambito della programmazione fondi strutturali 2007-2013 del programma operativo nazionale fondi FSE, competenze per lo sviluppo, e del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale del Por Sicilia Obiettivo 2007-2013, Fondo Sociale Europeo. Sono stati attivati 5 progetti per gli alunni e 3 progetti POR di rete per garantire il successo scolastico degli alunni disabili e a rischio di emarginazione sociale. Chiusura allo sport, Onofrio Ortugno, 57 anni, commerciante, è il nuovo presidente dell'ICATA, subentra al dimissionario Pietro Santamaria, che ha lasciato la guida della società di calcio dopo oltre 10 anni. Il nuovo massimo dirigente gialloblu sarà affiancato dai vicepresidenti Carmelo Moncada e Raimondo Semprevivo, entrambi imprenditori del settore edile. Come primo atto, la nuova dirigenza ha affidato l'incarico di direttore sportivo a Peppe Cammarata. A giorni sarà organizzata una conferenza stampa dove verranno resi noti il nome del tecnico che guiderà la compagine gialloblu per il prossimo anno, l'organigramma societario ed il programma.
L'atleta ravanusana Liliana Scibetta, tesserata per i colori della Pro Sport Ravanusa, ha conquistato il secondo posto assoluto nella gara podistica Trofeo Città di Menfi. La sportiva è giunta al traguardo a soli 5 secondi dalla prima classificata, percorrendo il percorso di 7200 metri in poco più di 30 minuti. Per la ravanusana il risultato ottenuto è la conferma del periodo di forma che sta attraversando. Proprio una settimana prima si era classificata terza al Memorial Savarino, disputata a Campobello di Licata. Prossimo appuntamento per gli atleti della Pro Sport a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania, dove domenica prossima si disputerà il trofeo Etna Run e saranno presenti ben 15 atleti di Ravanusa. Jerry Bavetta conquista ancora una vittoria contro il campione francese Willy del Huali, che ha dovuto arrendersi ai devastanti colpi del numero uno italiano di Muay Thai. Un match duro in una categoria superiore per Jerry Bavetta, che si è disputato in Belgio. Il primo round è stato tutto di studio per via della differente struttura fisica dell'avversario. Poi dalla seconda ripresa l'atleta siciliano ha iniziato a prendere le redini del match e aggiungere fino alla vittoria. Per il maestro cacciato una doppia soddisfazione, visto che il proprio atleta, che milita nella categoria 57 kg, ha dato modo di esprimere al meglio le proprie prestazioni, nonostante abbia combattuto nella categoria 60 kg, quindi una categoria superiore alla sua. Adesso in chiusura il meteo. Queste le previsioni meteo per mercoledì 13 giugno. In provincia di Agrigento cielo sereno, venti moderati e mare mosso. In Sicilia le temperature minime saranno comprese fra i 16 gradi di Enna e i 23 gradi di Catania. Le massime oscilleranno tra i 24 gradi di Trapani e i 33 di Agrigento, Ragusa e Siracusa. Con le previsioni meteo si conclude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Vediamo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.